Benvenuti, ben ritrovati. Apriamo il nostro TG Sud con la sezione dedicata alla notizia del giorno che doverosamente non poteva che trattare della giornata internazionale delle donne. Il titolo è Donne in rosa pallido. Questa mattina a Piazza Pertini, nel territorio di Casasanta ad Erice, in occasione appunto della giornata internazionale della donna, si è tenuta la manifestazione organizzata dall'Assessorato Servizi Sociali e dalla Commissione Comunale alle Pari Opportunità. C'era per noi Mario Torrenta. Nella piazza si è tenuto un flash mob con le donne presenti in rappresentanza delle varie associazioni culturali e sociali. I partecipanti hanno poi indossato delle mascherine blu e gialle, i colori della bandiera ucraina. Oggi l'Assessorato Servizi Sociali, insieme alla Commissione Pari Opportunità, ha organizzato una manifestazione Donne in Rosa Pallido. È una manifestazione che è organizzata insieme anche in sinergia con il sindacato di polizia. In piazza, come vedete, abbiamo creato un cerchio attorno al quale fra poco tutte le donne della Commissione Pari Opportunità, delle associazioni, quindi della società civile e imprenditoriale, prenderanno posto con delle mascherine rosa. A loro si aggiungeranno i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, dell'Istituto Sciascia Bufalino e, come potete vedere, ci sono i ragazzi del liceo artistico che stanno dipingendo la Venere di Botticelli. Presente all'iniziativa l'autoemotega dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'iniziativa prevede anche la collaborazione col presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani. Ringraziamo come comune anche la dottoressa Martorana. Il dottore Messina accoglierà chi vorrà donare il sangue, se già donatore, o chi vorrà prendere delle informazioni in merito a future donazioni. E vicino all'autoemoteca, come potete vedere, vi è un altro stand. È lo stand rappresentato dalla coordinatrice, la dottoressa Azzolino, che parlerà e sensibilizzerà i presenti sulla donazione dei tessuti e degli organi. Innanzitutto, la giornata internazionale della donna è un momento proprio per riflettere sui diritti delle donne e per fare il punto su quelle che sono le conquiste sociali, politiche, economiche del genere femminile. La pandemia, premetto che ha messo drammaticamente in luce, la fragilità della condizione della donna, infatti sono aumentate le violenze ai danni delle donne, e sono anche le donne, la gran parte di coloro che stanno perdendo il lavoro. Quindi le donne di ogni etnia, religione, di ogni età e luogo devono poter liberare i propri sogni e trasformarli in pari opportunità. Quindi partendo proprio da queste considerazioni, le politiche che vengono messe in campo devono essere mirate a prevenire la violenza e investire sul lavoro femminile. Tutto questo è alla base della Commissione Pari Opportunità, che è uno strumento di partecipazione attiva delle donne, della nostra comunità, alla definizione di politiche di genere, con uno sguardo ampio sulla situazione italiana e nel contempo, proposte concrete sulla nostra invece realtà territoriale. Quindi l'augurio di un buon 8 marzo va a tutte le donne per costruire insieme un percorso verso il pieno riconoscimento dei loro diritti. Solo così potremmo costruire un mondo migliore. E questa era la notizia del giorno che è stata realizzata dal collega Mario Torrente. Tutte le altre notizie tra poco nella prima edizione. I titoli di oggi: incendio all'ex cementificio di Castelvetrano, fiamme nell'ex opificio di Contrada Bresciana Soprana, in alcuni periodi trasformato in una baraccopoli che ospita i lavoratori migranti. Firmato il manifesto di Marsiglia, il vicepresidente della regione Gaetano Armao ha sottoscritto un documento che esalta lo spirito europeo. Abbracciamo la prevenzione. Sabato l'ASP di Trapani avvia la campagna rivolta alle donne e ci sono screening gratuiti, approfittiamone. La Mosca Bianca torna in libreria, il professore Virginio Laporta, l'ultimo personaggio creato dalla penna dello scrittore, nonché collega giornalista Maurizio Macaluso. Infine per lo sport il commento di Oliveira, il centrocampista del Trapani, ospite ieri sera a Sport Sud, ha parlato della vittoria di domenica e del momento della squadra granata. L'approfondimento intorno alle 14:20 lo dedichiamo
alla crisi a Palazzo Darini, la crisi di maggioranza, la crisi è servita, l'abbiamo intitolato così, vi raccontiamo un po' come si stanno mandando insomma un po' a carte 48 fra di loro dentro la maggioranza. Tra poco ovviamente nell'approfondimento. Ma intanto apriamo il TG con questo servizio sull'incendio all'ex opificio di Castelvetrano. Vediamo. Ennesimo incendio nell'ex cementificio Calcestruzzi Selinunte di Contrada Bresciana Soprana nel territorio di Castelvetrano. Un opificio abbandonato che ogni anno viene temporaneamente occupato dai migranti che raggiungono Campobello di Mazzara per la raccolta delle olive e all'interno del quale viene realizzata una baraccopoli abusiva. Le cause di quest'ultimo incendio sono ancora in corso di accertamento. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelvetrano, chiamati ora a far luce sulla vicenda. Nello scorso mese di settembre nell'ex cementificio si sviluppò un incendio per cause accidentali che costò la vita a un uomo di origini subsahariane trovato morto dai vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme nel campo allestito con tende, assi e materiali di fortuna altamente infiammabili. Allora le fiamme, divampate nella notte, interessarono l'intera area dell'opificio, circa 3.000 metri quadrati, devastandola quasi per intero. A settembre, al momento dell'incendio, erano circa 350 i lavoratori stagionali extracomunitari che trovavano riparo nel campo improvvisato. L'incendio di ieri invece è stato molto più limitato e non vi erano persone all'interno dell'ex cementificio. Per evitare che i migranti si sistemino in ricoveri di fortuna, la prefettura ha varato un piano di alloggi temporanei in prefabbricati che però, terminata la stagione della raccolta delle olive, vengono rimossi. È morto in carcere Francesco Paolo Cammareri, stava scontando 14 anni per rapina. Vediamo. È morto nel carcere di Pagliarelli a Palermo, dove stava scontando una condanna a 14 anni per una rapina, il 44enne Francesco Paolo Cammareri, detto Ciccio Pummaroro. Gli investigatori lo individuarono come uno dei componenti della banda che rapinò nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2019 i coniugi Salone, picchiati e narcotizzati all'interno della loro villa in Viale Europa ad Erice Casasanta. Cammareri era un volto noto alle forze dell'ordine e nel suo quartiere, San Giuliano, dove veniva chiamato da molti con l'appellativo di padrino per i contatti da lui millantati con esponenti di Cosa Nostra. Una vita turbolenta vissuta ai margini della legalità. Nel luglio 2011 fu arrestato dagli uomini della squadra mobile di Trapani e poco dopo rimesso in libertà con l'accusa di estorsione. Sarebbe stato a capo di una banda specializzata in estorsioni e traffico di droga. Nell'aprile 2020, nonostante la grave accusa relativa alla rapina in villa, fu posto agli arresti domiciliari per uno stato di cecità diagnosticato da una commissione medica. Domiciliari dai quali evase il 15 luglio per essere nuovamente arrestato a Castelvetrano nell'agosto dello stesso anno dai carabinieri. Evasione che, nonostante i problemi di salute, gli costò la definitiva reclusione in carcere. Cambiamo totalmente argomento. Il vicepresidente, nonché assessore all'economia per la regione siciliana, Gaetano Armao, nel corso del summit europeo delle regioni e delle città ha firmato per la Sicilia il manifesto di Marsiglia, un documento che esalta lo spirito europeo di solidarietà e di coesione. Vediamo. Organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni, si è svolto a Marsiglia nei giorni scorsi l'incontro tra i rappresentanti delle regioni e delle città d'Europa. Un summit teso a rafforzare a livello locale lo spirito di coesione e solidarietà dell'Unione Europea e, in coincidenza con la crisi e la guerra Ucraina-Russia, a definire le diverse iniziative per il sostegno e l'accoglienza delle vittime a livello europeo e locale. Grande opportunità a ritornare in presenza, incontrarsi, scambiarsi idee, confrontarsi, riflettere insieme su questo dramma dell'Ucraina e questa prospettiva di guerra che diventa un'ombra su tutta l'Europa. È stato molto importante oggi il dibattito sulla coesione. La coesione che è la prospettiva di un'Europa nella quale i cittadini europei sono più uguali, si riconoscono i diritti, anche i nuovi diritti come i diritti digitali, quelli di avere una connessione uguale in tutta Europa, quella di avere una formazione che consente di accedere alla rete con competenze simili. Questo è l'obiettivo anche del parere che sto definendo sulla coesione digitale per il Comitato Europeo delle Regioni. E questa è la prospettiva sulla quale ci dobbiamo battere, sempre avendo però nel cuore e nella testa l'Ucraina.
Il manifesto di Marsiglia è lo strumento politico del Comitato Europeo delle Regioni che detta le linee guida di tutte le aree europee di fronte a simili emergenze e alla gestione delle opportunità e dei fondi europei. Il manifesto di Marsiglia, sempre con lo sguardo rivolto a quello che sta accadendo all'Ucraina, guarda una Europa dove comuni e regioni sono i motori di un'Europa più giusta, di un'Europa più inclusiva, di un'Europa più democratica. La Sicilia è pronta per il sostegno e l'accoglienza dei profughi ucraini. Con il presidente Musumeci e anche con il sindaco Orlando abbiamo già aperto il tema dell'accoglienza e siamo ovviamente disponibili nell'ambito delle scelte che si faranno a livello europeo e a livello regionale di assegnazione di questi europei che scappano dalla guerra, di questi ucraini che veramente hanno avuto una spada che li sta colpendo fuori da ogni ragionevolezza, fuori da ogni criterio. La rottura del principio democratico è pesantissima, siamo tornati agli anni 50. Questa parte del TG finisce così, ma tutte le altre notizie ve le darò tra poco. Adesso parleremo di questa campagna avviata dall'ASPE rivolta alle donne. Ci sono degli screening gratuiti per quanto riguarda la prevenzione. Poi del nuovo libro di Maurizio Macaluso che si intitola La Mosca Bianca, quindi il ritorno in libreria del professore Virginio Laporta. E infine lo sport con il commento del centrocampista del Trapani, Olivera. Sabato l'ASP di Trapani avvia la campagna denominata Abbracciamo la prevenzione, campagna che è rivolta a tutte le donne attraverso screening gratuiti. Vediamo di che si tratta. In occasione della giornata internazionale della donna, l'azienda sanitaria provinciale di Trapani inaugura l'Open Day Abbracciamo la prevenzione, un'iniziativa dedicata allo screening mammografico e gratuitamente rivolta a tutte le donne d'età compresa fra i 50 e i 69 anni. L'evento si svolgerà sabato 12 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con prenotazione in tutti gli ospedali della provincia. Sabato 19 marzo sarà invece possibile sottoporsi ad uno screening mammografico gratuito anche nell'ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria, dove in questi giorni è in fase di installazione un mammografo con tomosintesi di ultima generazione, specifico esame all'avanguardia che garantisce una risoluzione ottimale delle immagini permettendo l'individuazione visiva di lesioni non individuabili con le precedenti tecnologie. La campagna di screening Abbracciamo la prevenzione si inserisce in un programma finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione al femminile contro il tumore al seno. L'obiettivo dell'esame è favorire una diagnosi precoce per aumentare al massimo le probabilità di individuare la malattia in fase iniziale, riducendo così i rischi dell'evoluzione della patologia e di mortalità. Vediamo i dati sul Covid-19 relativi alla provincia di Trapani, sono aggiornati alle 17 di ieri pomeriggio. Vediamo. Nonostante i segnali di un calo nella curva epidemica, ci si attendeva un andamento più rapido verso la tanto agognata normalità. Invece il virus circola ancora e gli esperti cominciano a temere una possibile risalita dei contagi. La Sicilia, dove diminuiscono i ricoveri ospedalieri sia nelle terapie intensive sia nei reparti di degenza ordinaria, l'RT medio è però sopra l'1, attestandosi all'1,06. Anche in provincia di Trapani si osserva questo andamento ballerino, con discese e risalite continue. Nello scorso fine settimana sembrava che ci si potesse approssimare a scendere sotto quota 6.000, invece la risalita segna 8.687 persone positive. Nella precedente rilevazione erano 8.340. Solo in due hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare, mentre i nuovi positivi all'esito dei tamponi molecolari e per la ricerca dell'antigene sono 347. Tra le persone positive al virus, 8.245 sono asintomatiche. In isolamento domiciliare con sintomi vi sono 442 persone. Probabilmente quest'ultimo aspetto legato alle vaccinazioni che arginano l'insorgere dei sintomi gravi della malattia Covid-19 sta creando un clima di rilassamento generale. In provincia di Trapani nessun decesso nelle ultime 24 ore, 581 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, con un indice di letalità rispetto al numero dei contagiati dello 0,9%. L'indice di prevalenza dell'infezione è al 14,76% della popolazione. Dall'inizio della pandemia 64.222 persone sono state
infettate dal virus. Questa la situazione dei ricoveri in provincia di Trapani. Nessun paziente in terapia intensiva, 7 in terapia semi-intensiva e 47 in degenza ordinaria. Altri 13 pazienti sono in attesa di negativizzazione in residenza sanitaria assistita e Covid hotel. Questo servizio di Martina Bannino con il ritorno in libreria e nei principali store online del professore Virginio Laporta, che è l'ultimo personaggio creato dalla penna dello scrittore Maurizio Macaluso. Vediamo il servizio. Dopo l'uomo che amava i bambini, la cagna, meglio un rospo arrapato che un principe attempato, di Domenica, Sarò Dio, Confessioni di un innocente e La pecora nera, lo scrittore e giornalista Maurizio Macaluso torna fra gli scaffali delle librerie e sui principali store online con La mosca bianca, un appassionante giallo edito ancora una volta da Margana Edizioni. Si tratta del sequel della Pecora nera, Nulla è come sembra, il fortunato racconto uscito nell'aprile del 2020 in piena crisi pandemica, il cui personaggio principale, l'anonimo docente di matematica Virginio Laporta, ritroviamo questa volta alle prese con la sua famiglia problematica e con lo spettro di un'ingombrante presenza del passato. Quella che raccontiamo in questo libro è una storia piccola, se volete anche marginale, ma che dimostra che ognuno di noi non ha il controllo totale del proprio destino. Virginio, professore di università, sposato e padre di una figlia, un uomo onesto e rispettabile, ha preso da molti anni le distanze dal fratello, un boss spietato e sanguinario, ma basta che nella sua vita rientri la nipote, la figlia del fratello, e la sua vita cambia radicalmente. Mariuccia, la nipote di Virginio, è un personaggio ambiguo, lo mette contro la moglie e custodisce un grosso segreto che cambierà il corso della vita di Virginio. Virginio è costretto a difendersi, è vittima del pregiudizio, è vittima di una certa antimafia di maniera che abbiamo avuto per molti anni in Sicilia, che divideva tutti tra buoni e cattivi e che non concedeva posizioni diverse o dei distinguo. Un giallo drammatico, intrigante, ricco di misteri e colpi di scena, volto a pungolare l'interiorità del lettore e indurlo al ragionamento nel pieno stile dell'autore, che non manca mai di affrontare temi di rilevanza sociale. Questa seconda parte trattiamo anche un altro importante tema, che è quello del perdono. A quanti di noi capita nel corso della propria vita di trovarsi davanti ad una scelta difficile, quella di perdonare o non perdonare? Ed è quello che accadrà a Virginio nella parte finale di questo romanzo. Ovviamente non vogliamo spoilerare il finale, ma sarà una scelta che lo metterà con le spalle al muro. Un sequel tanto atteso, che però è anche una storia a sé stante dai ritmi incalzanti, capace di tenere col fiato sospeso sempre nuovi lettori. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 20.30 e poi alle 23 andrà in onda la partita di basket Urania Milano contro Pallacanestro Trapani. Le notizie della giornata, ma anche le altre che sono in archivio, le potete leggere nel corso della giornata su www.telesudweb.it, che è il nostro sito ufficiale. Adesso ci fermiamo e poi arriva lo sport. Il Trapani si prepara alla gara di domani alle 14.30, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D contro il Cittanova. Torniamo però alla sfida di domenica passata e ascoltiamo il commento del centrocampista Olivera, che ieri era ospite della trasmissione di Stefania Renda, Sport Sud. No, i tifosi e anche noi eravamo sì, sperati per questa vittoria. Per fortuna abbiamo ritrovato la strada vincente, speriamo che sia lungo. Allora, io penso che venivamo di due prestazioni fatte bene, però non avevamo riuscito a vincere le partite, no? Questa forse a livello di prestazione abbiamo abbassato un po', però il calcio così e siamo riusciti a avere i tre punti. Allora, io penso che proprio questa partita noi ci avevamo alla schiena gli altri risultati che avevamo fatto le sei partite precedenti, no? Quindi appena abbiamo fatto, siamo andati in vantaggio, il primo pensiero era di portare a casa i tre punti e basta, quindi ci siamo dimenticati un po' di giocare, di fare il nostro gioco al 100%, e sapevamo che era una partita fondamentale, una partita che l'importante era vincere sia come sia.
E adesso con questo risultato siamo più tranquilli, siamo più sereni, speriamo di continuare a alzare il livello di prestazioni e, come dici tu, a essere più cinici sotto porta. Quando ci sono queste situazioni, a cosa si fa fede, no? Sempre al gruppo, sempre al gruppo e alla voglia di far bene, essere consapevoli dove siamo, che è una piazza importantissima e che non ci possono essere alibi per far bene, quindi a quello. E penso che siamo in un momento della stagione particolare, molto importante, dove marcheremo la strada che ci porterà in queste partite, diremo noi a cosa ci porterà questa strada. Mercoledì la Coppa, come dicevamo prima, la partita col Cittanova in trasferta, e poi domenica si ritorna a parlare di campionato. Vi spaventano queste due partite a distanza di pochissime, tre partite in realtà in una settimana? No, spaventare... O tu pensi che avete recuperato già dal punto di vista fisico? Sì, spaventare no, sicuramente saranno durissime come tutte fino adesso, e di qua alla fine saranno proprio battaglie che affronteremo come si deve. Passiamo al calcio regionale, vediamo nel prossimo servizio come sono andati gli incontri delle formazioni trapanesi. In eccellenza si è giocata la 23esima giornata di campionato, vince solo la Mazzarese che rifila 3 gol al Don Carlo Misilmeri e sale in quinta posizione in zona playoff. Perde invece il Mazara Calcio 1-0 contro la Nissa, battuta d'arresto anche per il Castellammare che esce sconfitto per 1-0 dal campo dell'Acragas, subisce 4 reti e ne segna solo una invece il Marsala contro Oratorio San Ciro. 19esima giornata in promozione dove si registra la vittoria del Fulgatore per 2-0 sul Ganci, che permette alla formazione trapanese di agganciare in classifica proprio il Ganci a quota 33 punti e piazzarsi quindi in piena zona playoff. Successo esterno per il San Vito Lo Capo che batte 2-1 Cefalù. L'Alcamo perde 2-0 contro il Castelbuono, la Folgore invece giocherà domani alle 20.30 a Carini. Anche in prima categoria si è disputata la 19esima giornata, seconda vittoria consecutiva dell'ASD Accademia Trapani, 4-1 alla Giardillinese e vetta della classifica consolidata. 33 punti a 4 lunghezze sopra l'Iccarense che non ha però giocato. Punteggio sbloccato al decimo direttamente su calcio di rigore trasformato da Nicola Culcasi. Il raddoppio arriva ad opera di Saul Castiglione. La Giardellinese la riapre nel recupero del primo tempo con Amorello al 47esimo. Nella ripresa, nello spazio di 4 minuti, il terzo e il quarto gol di Simone Culcasi e del subentrato Antonio Candela. Pareggio a reti bianche tra Custonace e Balestrate, così come tra Valderice e Cinisi. Finisce invece 2-2 San Giorgio Piana Petrosino. Mettetevi comodi perché questo approfondimento è lunghetto e parliamo della crisi politica a Trapani, una crisi di maggioranza conclamata e nelle ultime 24 ore è andata acuendosi sempre più. Il banco è saltato a seguito della lite non solo politica, a questo punto, fra l'assessore Giuseppe Laporta e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Guaiana. I due sono ai ferri corti e hanno coinvolto l'intera maggioranza in un gioco di forza che, a occhio, rischia di lasciare qualche ferito sul campo. Proviamo a condensare queste 24 ore di botta e risposta a suon di comunicati stampa in questo servizio. Guaiana è fuori dalla maggioranza. Lo è di fatto, malgrado la sua dichiarazione, che lo vuole ancora sostenere il programma di governo sottoscritto con il sindaco Tranchida e gli altri pezzi della coalizione. E in ogni caso sono proprio gli altri pezzi della coalizione che non lo considerano più parte del progetto. Glielo hanno detto chiaramente tramite il documento politico firmato da Salvatore Daidone, Alberto Mazzeo, Giulia Passalacqua e Giuseppe Verzì, nel quale ribadiscono le ragioni per le quali condividono la scelta di firmare il protocollo di intenti programmatici per il quinquennio 2023-2028 e contemporaneamente accusano Guaiana di sfuggire a questo impegno andando a ricercare pretesti, andando dietro a evidenti strumentalizzazioni, avanzando pretestuose critiche o montando ad arte occasioni di polemica che certamente non fanno il bene di nessuno e anzi rappresentano il segno della debolezza politica di chi non pensa alla città ma solo a se stesso. Un attacco diretto, quello mosso nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Comunale di Trapani.
Probabilmente, scrivono i firmatari della nota politica, le aspirazioni personali hanno condotto il fibrillante consigliere ad essere ostaggio, lui sì, delle richieste e condizioni di quel partito del quale è ormai notorio componente e nel quale intende candidarsi alle prossime elezioni regionali. Una nota alla quale Guaiana ha risposto seraficamente ringraziando i capigruppo consigliari per gli auguri circa il suo prossimo futuro politico e rassicurandoli sul fatto che lui, Guaiana, non si fa condizionare da niente e nessuno. Le mie scelte sono libere e dimostrate fino adesso, no alle catene e no ai bavagli, conclude. Ma se ai capigruppo ha risposto blandamente e al suo ex compagno di avventure politiche che Guaiana dedica tempo è una nota articolata. La lite fra lui e Peppe La Porta assume i contorni della telenovela, sembra quasi di assistere alla fine dell'idillio tra Belen e Fabrizio Corona, e le parole volano grosse. La Porta ha diffuso un comunicato stampa per spiegare la sua posizione contraria a quella di Guaiana. Nella nota afferma di essere stato leale nei confronti del movimento Amo Trapani, il cui leader è Guaiana, e di non aver mai fatto mancare il sostegno alla scelta del consigliere Guaiana di candidarsi alle elezioni regionali del prossimo autunno anche nella lista di Fratelli d'Italia. Ma al pari, dice La Porta, si è sempre ritenuto imprescindibile rimanere fedeli al programma di governo civico sottoscritto con Giacomo Tranchida, con l'unico obiettivo di pensare alla dimensione collettiva. Secondo La Porta, questa prospettiva non è stata condivisa dal consigliere Guaiana, che viene definito non pienamente libero di scegliere e che, al fine di assecondare le sue mire individuali, ha chiesto al gruppo consigliare e all'assessore La Porta in particolare di disconoscere quanto sino ad oggi realizzato, abbandonando la giunta municipale, ed è lì che non è rimasta altra strada che interrompere il rapporto di collaborazione con Guaiana, il quale stavolta, con dovizia di particolari anche privati, racconta la rottura con La Porta da un altro punto di vista. Con le sue scelte, dice Guaiana, il consigliere La Porta, ex assessore in carico alla lista Amo Trapani, ha sancito la rottura dei nostri rapporti politici e forse pure umani, e non è la prima volta che gli capita. Questo suo giustificarsi non fa altro che rafforzare in tutti la convinzione che le sue scelte non abbiano nulla di programmatico, bensì mirano esclusivamente alla comoda poltrona assessoriale. E ricorda alla porta che fu proprio lui, Peppe Guaiana, a difenderlo dagli attacchi del sindaco Tranchida, che lo voleva cacciare dalla giunta. Rimanga inchiodato all'incarico e si guardi bene le spalle, perché le pacche che adesso le danno potrebbero diventare presto metaforiche coltellate da parte delle altre liste che ambiscono legittimamente al suo posto assessoriale. Una rottura che sembrava impossibile ai più, quella fra Guaiana e La Porta, e che invece, come nelle migliori storie d'amore raccontate nelle riviste dedite ai Cacchierici, è finita a fischi e... Abbiamo aggiornamento, i carabinieri della stazione di Misiliscemi hanno denunciato 4 persone, 2 uomini e 2 donne che avevano precedenti penali, tutti residenti a Roma, per avere presumibilmente truffato un trapanese 27enne che intendeva acquistare alcune autovetture online su un sito di vendita. L'indagine è partita a seguito della denuncia della vittima, che ha dichiarato di aver comprato tramite contatto telefonico 2 autovetture per un totale di 22.000 euro. Dopo l'acquisto, dopo l'accredito dell'intera somma, il soggetto che aveva contratto la vendita si è reso irreperibile e i documenti di identità inviati dallo stesso si sono rivelati falsi e appartenenti a persone estranee ai fatti. I carabinieri comunque sono risaliti agli intestatari della scheda telefonica e di alcuni conti su cui sono stati trasferiti i soldi, e ci sono indagini che proseguono per ulteriori riscontri investigativi. Invece vi ripropongo adesso 2 servizi che vi abbiamo mandato in onda nella prima edizione, in particolare l'incendio all'opificio del Castelvetrano e poi quello che è stato la notizia del giorno, cioè l'evento per la giornata internazionale delle donne ad Erice. Ennesimo incendio nell'ex cementificio Calcestruzzi Selinunte di Contrada Bresciana Soprana nel territorio di Castelvetrano. Un opificio abbandonato che ogni anno viene temporaneamente occupato dai migranti che raggiungono Campobello di Mazzara per la raccolta delle olive e all'interno del quale viene realizzata una baraccopoli abusiva. Le cause di quest'ultimo incendio sono ancora in corso di accertamento. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelvetrano, chiamati ora a far luce sulla vicenda. Nello scorso mese di settembre nell'ex cementificio si sviluppò un incendio per cause accidentali che costò la vita a un uomo di origini subsahariane trovato morto dai vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme nel campo allestito con tende, assi e materiali di fortuna altamente infiammabili.
Allora le fiamme, divampate nella notte, interessarono l'intera area dell'opificio, circa 3.000 metri quadrati, devastandola quasi per intero. A settembre, al momento dell'incendio, erano circa 350 i lavoratori stagionali extracomunitari che trovavano riparo nel campo improvvisato. L'incendio di ieri invece è stato molto più limitato e non vi erano persone all'interno dell'ex cementificio. Per evitare che i migranti si sistemino in ricoveri di fortuna, la prefettura ha varato un piano di alloggi temporanei in prefabbricati che però, terminata la stagione della raccolta delle olive, vengono rimossi. Nella piazza si è tenuto un flash mob con le donne presenti in rappresentanza delle varie associazioni culturali e sociali. I partecipanti hanno poi indossato delle mascherine blu e gialle, i colori della bandiera ucraina. Oggi l'assessorato servizi sociali insieme alla commissione pari opportunità ha organizzato una manifestazione Donne in rosa pallido. È una manifestazione che è organizzata insieme anche in sinergia con il sindacato di polizia. In piazza, come vedete, abbiamo creato un cerchio attorno al quale fra poco tutte le donne della Commissione Pari Opportunità, delle associazioni, quindi della società civile e imprenditoriale, prenderanno posto con delle mascherine rosa. A loro si aggiungeranno i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, dell'Istituto Sciascia Bufalino e, come potete vedere, ci sono i ragazzi del liceo artistico che stanno dipingendo la Venere di Botticelli. Presente all'iniziativa l'autoemotega dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'iniziativa prevede anche la collaborazione col presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani. Ringraziamo come comune anche la dottoressa Martorana. Il dottore Messina accoglierà chi vorrà donare il sangue, se già donatore, o chi vorrà prendere delle informazioni in merito a future donazioni. E vicino all'autoemoteca, come potete vedere, vi è un altro stand. È lo stand rappresentato dalla coordinatrice, la dottoressa Azzolino, che parlerà e sensibilizzerà i presenti sulla donazione dei tessuti e degli organi. Innanzitutto la giornata internazionale della donna è un momento proprio per riflettere sui diritti delle donne e per fare il punto su quelle che sono le conquiste sociali, politiche, economiche del genere femminile. La pandemia, premetto che ha messo drammaticamente in luce la fragilità della condizione della donna, infatti sono aumentate le violenze ai danni delle donne e sono anche le donne la gran parte di coloro che stanno perdendo il lavoro. Quindi le donne di ogni etnia, religione, di ogni età e luogo devono poter liberare i propri sogni e trasformarli in pari opportunità. Quindi partendo proprio da queste considerazioni, le politiche che vengono messe in campo devono essere mirate a prevenire la violenza e investire sul lavoro femminile. Tutto questo è alla base della Commissione Pari Opportunità, che è uno strumento di partecipazione attiva delle donne, della nostra comunità, alla definizione di politiche di genere, con uno sguardo ampio sulla situazione italiana e nel contempo proposte concrete sulla nostra invece realtà territoriale. Quindi l'augurio di un buon 8 marzo va a tutte le donne per costruire insieme un percorso verso il pieno riconoscimento dei loro diritti. Solo così potremmo costruire un mondo migliore.